Ciao, in questo video voglio parlarti delle 5 principali obiezioni che ricevo quando presento il mio network marketing ai miei contatti e sono anche le obiezioni che sento vengono fatte ai miei collaboratori o anche a persone che fanno altri network marketing. Quindi in questo video voglio parlarti di queste 5 obiezioni e ti darò delle indicazioni su come smontare queste obiezioni o provare a smontarle, quindi come gestisco io queste obiezioni, come cerco di comunicare con i miei contatti per smontare queste obiezioni. Prima obiezione, sono sicuro che anche a te ti hanno detto no, non mi metto a fare network marketing perché è un business piramidale. Questa è un'obiezione che è una di quelle obiezioni che a volte viene formulata, a volte rimane nel subconscio del tuo contatto, quindi non te lo dice apertamente, ma nella sua testa ha in testa questa cosa e quindi dice no, io non mi interessa la tua attività perché è un'attività piramidale. Allora io ti consiglio, ti dico un po' quello che faccio io. Innanzitutto, se uno me lo dice apertamente che è un business, che pensa che sia un business piramidale, ovviamente gli vado a dare la mia risposta e a gestire l'obiezione. Ma spesso, anche quando il contatto non mi pone questa obiezione, io vado comunque a gestire in maniera preventiva questa obiezione, perché se questa obiezione è nel suo subconscio è pure peggio, perché tu non sai qual è il motivo per cui le persone ti dicono di no e spesso questo è uno dei motivi. Allora, cosa dico per smontare l'obiezione sul business piramidale? Quello che dico io è che tutte le attività ordinate di business sono piramidali. Qualsiasi organizzazione, qualsiasi azienda ha una struttura piramidale. Quindi c'è l'amministratore delegato, il direttore generale, il direttore marketing, il direttore produttivo, il direttore amministrativo, finanziario, i vari manager sotto e poi tutti il capo ufficio, i vari dipendenti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi qualsiasi azienda organizzata in modo piramidale, ma qualsiasi altra organizzazione, se ci pensate, anche i sindacati sono piramidali, il governo è piramidale, c'è un presidente del consiglio, il consiglio dei ministri, i vari sottosegretari, eccetera, eccetera. La chiesa è una struttura piramidale. Quindi tutte le strutture organizzate dove c'è bisogno di ordine sono piramidali e quindi anche il network marketing è una struttura piramidale. Quindi mettiamoci in pace con questa cosa. Qual è però la grande differenza del network marketing? Che a differenza che in azienda, nelle aziende dove è difficile scalare questa piramide e quindi arrivare al vertice, nel network marketing è molto più facile perché c'è una sola variabile e sei tu col tuo lavoro, non ci sono altre variabili di mezzo, altri impedimenti, il tuo successo dipende veramente da te e non ci sono i colleghi che ti fanno le cose alle spalle, non c'è il preferito del capo, eccetera, eccetera, quindi è molto più facile scalare questa piramide grazie al network marketing. Quindi questo è quello che dico io ai miei contatti per smontare questa prima obiezione. Seconda obiezione è quella che le persone mi dicono non ho tempo. Sì, questo business è interessante, ma io non ho tempo. Sono sicuro che anche te hai sentito tante volte questa obiezione e ti dico come smonto questa obiezione. In sostanza quello che dico io è che è proprio per questo motivo che una persona dovrebbe valutare attentamente il network marketing, perché se uno non ha tempo vuol dire che è nella ruota del criceto e per uscire dalla ruota del criceto e quindi trovare tempo per dedicare il tempo a quello che veramente ci piace, quindi alla propria famiglia, ai propri hobby, eccetera, eccetera, bisogna trovare un'attività che ci faccia uscire da questa ruota del criceto. Quindi questo, se uno non ha tempo, è proprio una persona che potrebbe essere fortemente interessata e spiegargli che è importante per lui valutare attentamente questa attività per riuscire a trovare il tempo da dedicare a quello che veramente gli piace fare. Altra cosa che dico in questo tipo di obiezione è che la maggior parte dei networker, anche quelli appunto di successo,
hanno incominciato non avendo tempo e proprio con questa forte motivazione di uscire da questa situazione sono arrivati a ottenere dei risultati incredibili. Cioè la persona che ha tempo in abbondanza, perché non è una persona di successo e non fa niente dal mattino alla sera, non è una persona che avrà successo nemmeno nel network marketing. Quindi abbiamo visto assieme anche come smontare questa seconda obiezione. Terza obiezione, un'altra delle obiezioni che viene spesso fatta a me e a tante altre persone che io sento viene rivolta appunto questa obiezione, è quella che ti dicono conosco tante persone che hanno perso tanti soldi in questa attività, cioè si sono messi a farlo e non ci hanno guadagnato niente, anzi si sono riempiti la casa di prodotti e hanno perso solamente dei soldi. Questa qui è un'altra di quelle obiezioni che spesso non ti viene nemmeno detta, quindi rimane nel subconscio delle persone e in questo caso conviene che tu lo vada a gestire questa obiezione in modo preventivo. Cioè vai a dire alle persone che c'è questa, spesso nelle persone c'è questa mentalità, c'è questa credenza, questa falsa credenza e vai a smontare questa obiezione prima di perdere il tuo contatto. Come si smonta questa obiezione? È molto semplice. Quando ti dicono che conoscono delle persone che hanno perso soldi in questa attività, devi chiedere a questa persona se queste persone che hanno perso soldi in questa attività sono persone di successo a livello economico, cioè se hanno creato delle aziende, hanno costruito qualcosa, dei business importanti, perché se non stiamo parlando di persone di questo tipo, sono persone che non hanno successo nemmeno in altre attività, allora non sono persone che possono, diciamo, essere prese come esempio per questa attività. Quindi se le persone che hanno perso soldi sono persone non di successo, non devono essere prese ad esempio per valutare le potenzialità di questa fantastica attività che si chiama network marketing. Quarta obiezione, un'altra delle obiezioni molto diffuse, anche questa spesso è radicata nel subconscio delle persone che nemmeno te lo dicono e quindi vai tu a gestirla in modo preventivo, molto importante, è l'obiezione per cui ti dicono sì ma quell'attività lì, il network marketing è una truffa, sono cose che non sono legali. Benissimo, in questo caso vai a spiegare alla persona che il network marketing è un'attività regolata dalla legge, anche in Italia, un'attività che ha più di 50 anni, è un'attività appunto molto seria, è un'attività importante che ha dei fatturati a livello mondiale, dei fatturati enormi. Quindi spiega bene che sicuramente sul mercato ci sono delle attività che si pongono come network marketing, sono attività illegali, sono attività che non hanno nulla a che vedere con network marketing, ma spacciandosi per network marketing vanno a rovinare la credibilità e la reputazione di questa fantastica attività. Infine, quinta obiezione è quella per cui anche questa spesso gestita nel subconscio delle persone che non te lo dicono nemmeno, è quella per cui le persone hanno paura di iniziare a lavorare in questa attività per far guadagnare noi o per far guadagnare le persone che sono più in alto, diciamo, nell'attività e nelle qualifiche. Questa è un'altra obiezione molto diffusa. Come vado a gestire questa obiezione? Ovviamente questa è un'obiezione che si può smontare molto bene se siete in delle attività di network marketing serie con dei piani marketing meritocratici. Ad esempio io sono in un'azienda di questo tipo e quindi posso dimostrare dati alla mano, numeri alla mano, che ci sono persone, collaboratori che sono entrati dopo di me nella mia organizzazione e che guadagnano più di me. Quindi già dicendo questo vai a smontare l'obiezione per cui la persona che si iscrive successivamente possa guadagnare meno o comunque arricchire solamente lo sponsor e l'upline. Quindi se siete in aziende serie di questo tipo smontate questa obiezione in questo modo perché davvero funziona. È tutto per queste 5 obiezioni, ti ho detto anche come le gestisco io e diciamo che puoi utilizzare lo spazio dei commenti qui sotto per condividere la tua esperienza quando presenti il tuo network marketing e eventualmente aggiungere delle obiezioni che ti vengono fatte dai tuoi contatti. In questo modo potrò darti qualche suggerimento e aiutarti a smontare queste ulteriori obiezioni. È tutto per questo video, ti consiglio di iscriverti al mio canale YouTube e di, diciamo, cliccare sulla campanellina per attivare le notifiche quando pubblico dei nuovi video. Pubblicherò nuovi video gratuiti di formazione che spero possano esserti molto utili.
e ci vediamo al prossimo video.